Grazie per questo libro che veramente anche con il libro di Annese mi hanno anche aiutato nella mia ricerca. Quando ho fatto beni culturali mi sono occupata di approfondire l'estetica in Rosmini. Allora, questa questione assume un ruolo decisivo, secondo me, nel sistema filosofico rosminiano e per Rosmini anche nell'approccio fondamentale alla questione filosofica e teologica del rapporto tra uomo e Dio, perché l'estetico ha la capacità di mettere al centro la realtà effettiva, il determinato, a partire dalla correlazione tra uomo e Dio che si dà nell'atto determinato dell'uomo implicato nella rivelazione. E l'estetico ha questa capacità. Ed anche comunque nel suo sistema filosofico. Da cosa si capisce questa cosa qui? Da questa operazione che l'autore sottolinea, per cui Rosmini, nell'edizione dell'introduzione alla filosofia nel 1850, cambia l'articolazione della sua enciclopedia inserendo l'estetica e la collologia. Appunto, al numero 210 del sistema filosofico, Rosmini introduce nelle scienze deontologiche, cioè le scienze che si occupano degli enti così come devono essere, della perfezione dell'ente, la callologia e l'estetica, recuperando questo termine che assai raro, recupera questo termine, insomma, che è già presente, però molto raro. E in particolare Rosmini sottolinea che fanno parte della deontologia generale, queste due scienze, che tratta della perfezione degli enti in generale. All'interno della deontologia generale sono nella parte che si riferisce agli archetipi degli enti. La callologia, dice Rosmini, è la scienza del bello in universale, l'estetica invece ne è una parte speciale che tratta del bello nel sensibile. Secondo me è molto importante il fatto che Rosmini differenzi l'estetica dalla callologia. Cito l'autore, una frase molto significativa. Fondare l'estetica significa, in ultima analisi, fondare la distinzione tra estetica e callologia, in un contesto in cui tali discipline ricevono la loro autonomia e allo stesso tempo una integrazione armonica con le altre scienze. La distinzione e la correlazione tra callologia ed estetica permettono a Rosmini di affermare che ciò di cui si tratta nella questione estetica ha un rilievo ontologico. E sottrae così la questione estetica ad un ruolo marginale o secondario nella riflessione filosofica e teologica, e sia evitando questa marginalizzazione e anche un'assolutizzazione della questione estetica senza legami con l'istanza veritativa. Rosmini, in questo modo, appunto fondando così l'estetica, sottrae questa questione ad una visione meramente espressiva dell'arte, sì, dell'estetica, come emerge in ambito romantico, cioè nel romanticismo l'arte esprime qualcosa ma che è già dato a priori, l'assoluto, cioè l'arte è solo un momento di espressione dell'assoluto che è superato dalla religione e dalla filosofia, per esempio in Hegel. E l'arte viene così slegata dalla verità, che è qualcosa che si dà già a monte e quindi avrebbe un ruolo marginale alla fine. Il problema affligge comunque anche la coscienza contemporanea nel rapporto con l'estetico, perché o l'estetico spesso viene sottodeterminato come qualcosa di meramente decorativo ornamentale, ok? Ci sono queste categorie. O sovradeterminato, per cui l'arte sostituisce la verità, per esempio come emerge nel pensiero debole, cioè si invoca per esempio la poesia e l'arte come quello che riesce a esprimere ciò che non si può dire cioè, che non si può dire in altre parole, quindi l'arte, cioè, occupa il posto che avrebbe la filosofia, ecco. Per onorare le questioni che l'estetica pone, Rosmini non riduce la questione estetica alla dimensione patetico-affettiva o a una teoria della sensibilità e basta, ma le integra con la dimensione etica e la fa interagire con la necessaria specificità dell'arte. Callologia ed estetica, nella loro distinzione e correlazione, mostrano come la logica per cui la bellezza è qualcosa di universalmente accessibile, è accessibile, il fatto che esista il bello in sé, è la stessa logica per cui l'evidenza della bellezza richiede un atto singolare di riconoscimento che implica l'esperienza singolare dell'uomo.
Il manifestarsi della verità per Rosmini implica l'uomo e il suo atto di intuizione e di riconoscimento in cui che fa accadere la verità. L'evento di rivelazione della verità istituisce l'atto dell'uomo implicandolo. Non si dà se non nell'atto. Cioè, la verità si manifesta e viene, cioè, e implica nel suo manifestarsi la risposta dell'uomo. L'uomo non accede alle condizioni trascendentali della sua esperienza se non attraverso l'atto singolare, appunto, in cui accede alla verità, che è un atto singolare, indeducibile, che non si può, cioè che si dà in quel momento in cui la verità si dà e che per darsi implica l'uomo stesso. L'uomo non accede alle condizioni trascendentali della sua esperienza se non attraverso questo atto singolare, che ne dischiude il senso e che rivela all'uomo di essere sempre anticipato, cioè è proprio l'atto con cui l'uomo, l'atto dischiude il senso di ciò che, diciamo così, lo anticipa e che ha permesso all'uomo di accedere alla verità. Quindi l'atto umano si presenta nella sua struttura sempre come un'attesa, anticipa ciò che non può compiutamente darsi. E quindi qui l'estetica parla dell'uomo effettivo e apre anche un riferimento al teologico, ma non a un teologico separato estrinseco, ma propriamente alla cristologia. L'estetico abbraccia numerose questioni: il rapporto tra soggetto e oggetto, l'intenzionalità della coscienza, il rapporto tra la coscienza e la verità, il rapporto tra manifestazione e comunicazione. Per questa complessità l'estetico potrebbe valere, e mi sembra proprio che in Rosmini sia così, come un approccio comprensivo della tematica trattata da filosofia e teologia, del rapporto tra uomo e Dio. L'estetico ha un carattere di medio, di terzietà, non medio in un senso neutrale, cioè meramente espressivo di una verità che si dà a monte, in senso separato, ma capace di segnalare l'implicazione effettiva dell'uomo nell'evento di rivelazione della verità, nella mediazione costituita dall'atto unico e insuperabile. L'estetico è capace di segnalare questa implicazione dell'uomo nella verità a partire dall'atto che questa correlazione la produce, la media effettivamente, sulla base dell'evento che la suscita e che solo l'atto può colmare. La forza dell'estetico, la sua forza, è quella di segnalare la correlazione, la relazione tra i due poli, uomo e Dio, o anche soggetto e oggetto. A partire però, cioè non in modo presupposto, ma a partire dall'atto che questa correlazione la forma, la produce, atto che comunque è sempre ripresa di un evento che in un certo senso chiama, implica l'atto, che non si dà senza l'atto, e in cui si media effettivamente. Cioè una mediazione effettiva. Quindi la forza dell'estetico è questa mediazione effettiva, imprescindibile, e cioè l'incontro tra uomo e Dio si dà in atto, in un atto che è mediato. L'estetico segnala, mostra che l'opera d'arte concreta non è circuitabile in ordine alla verità dell'intenzionarsi della coscienza. L'opera è una mediazione effettiva che l'evento della verità suscita e che proprio perché mediazione dispone uno scarto che solo ancora l'atto può colmare. L'estetico dispone appunto questo scarto, no? Nell'atto si dà la rivelazione della verità che chiama l'uomo e non si dà senza l'uomo, ed è una mediazione che comunque apre uno scarto che richiama sempre la ripresa dell'uomo. L'estetico quindi ha un carattere interrogativo ed è questa anche la sua forza, il fatto che l'estetico appunto faccia riferimento a una teologia, un'elaborazione di una teologia non separata, ma alla cristologia, proprio per questa traccia di attesa che abita all'interno dell'opera d'arte e delle questioni che pone l'estetico, questo scarto tra le forme dell'essere, diciamo così, che si dà in atto nel concreto determinato. L'estetico appunto esprime una mancanza. L'oggettivizzazione dell'evento, che è costituita dall'arte, non è solo una rappresentazione, espressione di qualcosa che si è compiuto altrove, quindi una mera rappresentazione, ma fa accadere, è formativa e dispone un ulteriore scarto. Questo è appunto il valore del suo carattere di terzietà, di mediazione. L'arte esibisce praticamente il carattere sempre determinato per la quale le diverse oggettivizzazioni risultano insostituibili.
L'estetico è capace di porsi come medio nella questione fondamentale del rapporto uomo-Dio, a procedere dall'insuperabilità del rimando all'effettività e all'attuazione. L'estetico, nella sua capacità di tematizzare la reciprocità dei due poli, uomo e Dio, a partire dall'evento unico che questa reciprocità la istituisce, cioè ha questa capacità. Può porsi come un approccio comprensivo, diciamo, e, configurando, tematizzando questo scarto e il fatto che l'incontro si dia appunto in un atto effettivo e determinato, e non mettendo in primo piano questo, configura un'antropologia non presupposta e una teologia non separata, ma effettiva, e chiama in causa la cristologia. Ha la capacità di istanziare un'ontologia dell'unicità e di tematizzare quindi veramente la questione dell'universale concreto, per esempio Baltasar, insomma, pensando a Baltasar. Il bello dice che l'uno va conosciuto come verum e voluto come bonum, ma ciò è possibile in quanto l'unico va ed esige di essere determinato. Quindi anche rispetto alla questione dei trascendentali, secondo me Rosmini, cioè proprio parlando del... cioè inserendo il bello nella questione dei trascendentali, e dicendo che non è una quarta forma, perché vi è appunto, cioè è un punto decisivo questo della sua riflessione, fa fare un passo in più anche alla cioè mostra cosa c'è davvero sotto la questione dei trascendentali. Il bello ha un carattere terzo rispetto al vero e al bene, e appare significativo che appunto il suo aspetto sia alternativamente soggettivo-oggettivo, cioè partecipa sia della verità che si rivela, della chiarezza della verità, e anche del piacere del soggetto che fruisce del bello. L'unico, l'essere unum, va conosciuto e va voluto, ma in quanto determinato. E, appunto, cioè il... e appunto questo dice che anche l'estetica non si può ridurre al piano della mera possibilità, perché ce ne comprometterebbe il carattere effettivo di dinamismo relazionale. Solo nella bellezza dell'opera si rivela la verità e la bellezza del mondo, che non preesiste all'opera e che solo l'opera rivela. Quindi il bello per Rosmini segnala il senso sotteso alla questione dei trascendentali, quindi ne dice il senso della questione delle forme dell'essere e dell'inserzione reciproca delle forme dell'essere, che è quello della partecipazione che Dio fa della sua vita all'uomo e reciprocamente come ripresa della destinazione dell'uomo a Dio. Rosmini sottolinea infatti che le forme dell'essere sono astratte, sono la modalità limitata e finita coglibile dall'uomo della circuminsessione trinitaria. Il pulcrum, il bello, sta nel fatto che il tutto si dà effettivamente all'esperienza dell'uomo tra anticipazione e compimento. Si dà come anticipazione nelle opere d'arte e come compimento nell'atto unico e singolare della persona del Verbo incarnato che rende partecipe gli esseri umani della sua vita. Quindi appunto c'è il fatto, cioè vuole appunto restituire anche la questione del fatto che il bello è lo splendore della verità, cioè mi dà proprio questa, cioè mi dice che la questione di cui si parla nell'insessione, cioè nella... appunto l'ontologia di Rosmini è questa destinazione dell'uomo a Dio, cioè esprime il pulcrum, esprime il senso vero, cioè se i trascendentali parlano della questione dell'uomo implicato nella verità, cioè l'estetico mi dice che questa è una relazione che è sempre determinata e che si dà nell'esperienza effettiva dell'uomo, e richiama così la cristologia, quindi non una teologia, ma una teologia appunto cioè riferita all'evento di Gesù Cristo. La bellezza, per Rosmini, è una relazione di qualcosa di oggettivo con una mente. È termine oggettivo, adesso per vedere anche come Rosmini mostra come si dà la bellezza. È termine oggettivo di una relazione con la mente. È oggettiva, non è soggettiva, perché non porta ad una perfezione del soggetto, ma tuttavia richiede una partecipazione soggettiva nella lode riconoscente, nel plauso mentale. Quindi partecipa sia del carattere primariamente oggettivo ma anche soggettivo. Scrive Rosmini, la bellezza è una proprietà dell'oggetto, questo è in teosofia, è una proprietà dell'oggetto relativa al soggetto reale intelligente. Quindi è una relazione
di presenzialità, cioè è la presenza dell'oggetto alla mente. È lo splendore della perfezione, la capacità che ha l'oggetto di chiamare, attirare a sé il soggetto, quindi di innescare, diciamo, cioè innesca un dinamismo relazionale effettivo. In questa presenzialità e splendore, la bellezza è la possibilità di colmare, senza esaurire, lo scarto tra le forme dell'essere che attraversa l'uomo, il grande abisso, diciamo, di cui parla Rosmini, e in cui l'uomo è implicato e che lo costituisce come essere limitato. L'opera d'arte segnala l'atto che manca positivamente all'evento di cui si tratta e che l'evento suscita in una ripresa continua. Quindi, cioè, appunto, la bellezza e il bello è questa possibilità di colmare questo scarto delle forme dell'essere, no? E infatti rimanda a Cristo, cioè l'estetico rimanda, cioè Rosmini, per Rosmini è così importante perché, parlando dell'antropologia effettiva, rimanda a Cristo. La bellezza per Rosmini cos'è? Si mostra per essere realizzata, ed è importante tenere insieme che si mostra per, è, diciamo, è questa ripresa di questo scarto che abita nell'uomo, che l'uomo è attraversato da questa separazione tra le forme dell'essere in cui si dà la sua vita, e appunto, cioè, si mostra per essere realizzata. Esprime una, cioè va realizzata e in un certo senso si dà, cioè non si dà se non realizzata, non, esprime una necessità di debito. Nel numero, come afferma l'autore, che questa citazione la riprendo dal libro che cita appunto Teosofia, al numero 1073, c'è la necessità di fatto, che è l'eterno archetipo di un dato ente finito. La necessità di debito è quella per la quale la realizzazione dell'ente finito deve essere fatta così e così, a ciò che realizzi quell'archetipo. Quindi, in un certo senso, la bellezza è un compito che da sempre Dio esegue per la sua creazione, per noi. Cioè, anche il Salmo dice, Dio completerà per me l'opera sua. È un lavoro che fa Dio, quello della bellezza, in primis, e che chiede però sempre la partecipazione dell'umanità. L'essenza astratta, virtuale, il tema resta incompiuto senza la sua esecuzione e realizzazione che si danno in un atto determinato che origina il bello. Ma l'atto umano è sempre abitato dallo scarto, è incompiuto, come mostra la virtualità dell'essere a cui l'uomo attinge nella conoscenza e nell'azione. Ogni atto umano presenta un interrogativo, è fondamentalmente abitato da un'attesa, e come Rosmini fa emergere nelle riflessioni sulla bellezza razionale. È attesa. E, in un certo senso, l'oggettività della bellezza mi mostra comunque la direzione che ha questa relazione, no? Cioè, chi è che istituisce l'evento? È Dio. E Dio si dà come destinato all'uomo da sempre. E questo si realizza in Cristo Gesù. In un certo senso l'oggettività mi dà questa direzione da cui viene la relazione, che non è una relazione simmetrica, ma asimmetrica, perché l'evento implica l'uomo, ma sulla prevenienza di Dio. L'archetipo, che è l'idea di Dio, il suo sguardo sul mondo creato, come lui vede il mondo in tutta la sua bellezza e perfezione, non può essere realizzato dal mero sforzo umano. Questo è possibile, l'archetipo può essere realizzato per l'incarnazione del Verbo in Cristo Gesù, mediante cui Dio rende l'uomo partecipe di una nuova creazione, facendoci partecipi della sua stessa vita. Lo scarto, che segnala l'estetica e che attraversa l'uomo, viene colmato. L'atto mancante, sempre limitato e difettivo, come sono tutte le opere d'arte umane, è reso partecipe di un atto nuovo, di una circolarità sovrabbondante di amore. E quindi c'è sempre, cioè, uno scarto nuovo, nel senso che è la relazione d'amore che si dà nella Trinità e di cui la Trinità rende partecipe l'uomo stesso. Cioè, quella relazione dinamica diventa amore, cioè non è più una mancanza, ma è una mancanza abitata dall'amore. L'unità soggettiva del mondo è data dall'incarnazione del Verbo. Il mondo nel Verbo trova il suo compimento. L'estetica del Roveretano è quindi una callologia cristocentrica, dove l'universo diventa la piena realizzazione del tema astratto dell'uomo Dio. E appunto a questo riguardo c'è tutta la questione escatologica della partecipazione della Chiesa come corpo di Cristo e della visione beatifica. Ecco.
Quindi l'arte, diciamo, ha questa, per Rosmini, ha questa valenza di trasfigurazione del mondo in Cristo. Ecco, compie, perché Dio gli permette che ci sia questo compimento, la creazione. Ecco. Grazie.